Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso, zucca, salsicce e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cipolla, olio extravergine di oliva, zucca, funghi surgelati, salsiccia, riso, vino bianco, acqua, dado bimbi, parmigiano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 4 minuti. Centoventi gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo la zucca e la facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo i funghi e la salsiccia. Facciamo insaporire per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il riso. E lo facciamo cuocere per 3 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso il vino. Lo facciamo sfumare per 3 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo adesso il dado. Il pepe. Il sale. E l'acqua. Amalgamiamo bene sul fondo. Facciamo cuocere per 9 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Trasferiamolo in una risottiera ben imburrata, dopo aver trasferito il risotto nella risottiera, spolverizziamo con il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi ventilato per circa 15-20 minuti. Dopo aver cotto, andiamo a impiattare. Riso, zucca, salsiccia e funghi. Grazie e alla prossima ricetta!